Buonasera da Onda Ticino, apertura alla politica, le urne senza big, conto alla rovescia per l'apertura dei seggi per le elezioni politiche di domani, domenica 25 settembre, a Sulmona, ma anche sul circondario nel centro Abruzzo, nessun pezzo grosso per la propaganda, elettorale. Facciamo il punto nel nostro servizio. Catapultati alle urne senza big, e questa è la sensazione che si avverte al termine della campagna elettorale per le elezioni politiche di domani, domenica 25 settembre. Se lo scorso anno per l'elezione diretta del sindaco del Consiglio Comunale in città sono arrivati pezzi grossi della politica, in questa competizione gli elettori sono rimasti incollati sui social, sugli schermi, pur di conoscere proposte, programmi, almeno i cittadini Peligno Sangrini. L'unico leader di un movimento che è salito sul palco della centrale piazza 20 settembre è stato Gianluca Paragone di Talek. Per il resto nessuna sfilata da campagna elettorale. Lo scorso anno le elezioni amministrative avevano richiamato in città presenze del calibro di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Ignazio La Russa, Antonio Tajani e l'ex ministro Garavaglia e Pierpaolo Sileri collegato da remoto. Nomi, volti che hanno fatto la comparsa in Abruzzo e alcuni anche in provincia dell'Aquila, non nel centro Abruzzo questa volta, nonostante il livello più alto della competizione. Se per qualcuno tutto questo significa snobbare Sulmona, per altri la scarsa presenza dei big sul territorio potrebbe comunque agevolare il ritorno della politica nella quotidianità, nelle piazze dove l'uomo di strada appare sempre più disorientato e disaffezionato. A questo giro, già recarsi alle urne è una scelta tutt'altro che scontata, e farlo nella piena libertà, senza i big in carne ed ossa, significa riappropriarsi di un dovere civico sancito dalla Costituzione. In fondo, i veri big si vedono alla fine della legislatura e non in campagna elettorale. Buon voto a tutti. Nuove defezioni intanto sempre a Sulmona tra gli scrutatori, boom di rinunce e sostituzioni, un posto che evidentemente non è più ambito come il passato, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. In 70 sono stati sostituiti tre sorteggiati, attingendo la sezione supplenti, mentre altri 20 hanno declinato all'ultimo minuto. Sono stati rimpiazzati dai presidenti di seggio con le nomine ad actum. Boom di rinunce tra gli scrutatori per le elezioni politiche di domani, domenica 25 settembre. Un quadro che è emerso nel pomeriggio, subito dopo l'insediamento dei seggi elettorali nelle 26 sezioni operative in città. La scelta degli scrutatori negli ultimi anni avviene tramite sorteggio. Il comune ha quindi affidato alla dea bendata il compito di definire la rosa dei 108 scrutatori tra titolari e supplenti. A seguito delle rinunce formali si è proceduto a sostituire ben 70 titolari con i sorteggiati supplenti. Nel pomeriggio poi, a seguito di altre defezioni, i presidenti di seggio hanno proceduto alla nomina di altri 20 scrutatori mancanti in via diretta, dando precedenza ai veterani con esperienza. A quanto pare fare lo scrutatore non è poi così ambito come un tempo, per cui, secondo gli addetti lavori, sarebbe preferibile tornare alle nomine con la relativa assunzione di responsabilità. Non solo un clima di generale disaffezione per la politica e per le elezioni politiche di domani, ma anche molta confusione sulle modalità di voto. Vediamo, anzi cerchiamo di chiarirvi le idee con il nostro servizio. Elezioni politiche domenica 25 settembre. Si vota per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. In questa tornata basta aver raggiunto la maggiore età, quindi aver compiuto i 18 anni, per maturare i requisiti per votare. Un voto che mai come questa tornata elettorale è scontato. Le istruzioni con Maria Grazia Lepore, uno dei presidenti di seggio nominati sul territorio comunale di Sì. Sulmona. Domani saremo chiamati ad esercitare quello che è un dovere civico, ma anche un diritto di ogni cittadino. Ricordiamo che l'articolo 48 della Costituzione sancisce che il voto è personale, uguale, libero e segreto. Ed allora è opportuno ricordare come fare per esprimere correttamente la nostra volontà. Troverete, vi saranno consegnate a seggio elettorale, due schede, una per la Camera dei Deputati e una per il Senato della Repubblica. All'interno delle schede sono riportati diversi rettangoli contenenti i simboli dei partiti, raggruppati per coalizione, con al fianco un elenco di nomi e sopra un nome scritto in maiuscolo. Il candidato o la candidata, il cui nome è scritto in maiuscolo, concorrono per i collegi uninominali, mentre i candidati o le candidate, i cui nomi sono riportati in stampatello in minuscolo a fianco dei simboli di partito, concorrono per i collegi plurinominali. Cosa fare per esprimere un voto corretto e valido?
Si può tracciare una X sul nome del candidato al collegio uninominale. In tal caso il voto si estende anche alla lista che lo sostiene e, se sostenuto da una coalizione, si estende in modo proporzionale ai partiti che ne fanno parte. Si può tracciare una X sul simbolo del partito scelto. In questo caso il voto si estende anche al candidato uninominale, il cui nome è scritto in maiuscolo. Si può tracciare una X sul simbolo della lista e sul nome del candidato al collegio uninominale ad essa collegato, purché della stessa coalizione. Che cosa non fare per evitare di annullare, invalidare la scheda? Non è valido il voto disgiunto, vale a dire che non si può mettere la X su un candidato ed un'altra X su un partito che non sostiene quel candidato. Non si possono esprimere preferenze, i candidati al proporzionale sono bloccati. Se si fanno altri segni sulla scheda, il voto è nullo. Buon voto a tutti. Buon voto a tutti. E intanto lunedì sarà il giorno del Delino Morandi, ritorno a Sulmona dopo 8 lunghissimi anni, conto alla rovescia anche per questo, riallineamenti in corso con la planimetria, intanto l'impresa ha consegnato le chiavi alla dirigenza scolastica, il nostro servizio. L'impresa Sant'Antonio SRL consegna le chiavi alla dirigenza scolastica del Polo Scientifico Tecnologico Enrico Fermi per l'immobile di Sant'Antonio che da lunedì 26 settembre diventerà la nuova sede dei ragionieri e geometri. Finalmente il tanto atteso riavvicinamento alla città di Sulmona. E in realtà l'emozione è palpabile, ma non solo, emozione soprattutto per la dirigenza scolastica dopo la vicenda della vulnerabilità dell'ITI, una vera e propria responsabilità, per dirla con le parole degli addetti ai lavori. Saranno 124 gli studenti che rientreranno a Sulmona dei 315 del 2014, più che dimezzati. Per cui la vera sfida sarà quella di invertire la tendenza. 18 le aule a disposizione in queste ore. Prima del suono della campanella si sta procedendo al riallineamento della planimetria con lo stato documentale. Tuttavia, soprattutto per il quartiere di San Francesco, c'è grande attesa perché il riavvicinamento della popolazione scolastica in città segna comunque una tappa storica. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. Riconquista la tua serenità e vivi di nuovo tutte le emozioni della vita. Fonia apparecchi acustici e il tuo udito non sarà più un problema. Contattaci allo 0864 56 63 97 e insieme troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze. Visite assistenze gratuite anche a domicilio e prova dell'apparecchio per 30 giorni. Fonia, professionalità e innovazione al servizio del tuo udito. Via Giovanni Pansa 2, Sulmona. www.acusticafonia.it. Thank you.
La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. Punto Brico ti aspetta nella zona industriale a Raiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Seconda parte di Onda TG, ripartiamo dai controlli a tappeto, la città battuta palmo sul palmo per la prevenzione contro la droga, 1000 identificazioni tra Sulmona e Prato La Peligna, sequestrati 23 grammi tra hashish e cocaina nel mirino delle forze dell'ordine, dei carabinieri, in particolare i potenziali spacciatori. Facciamo il punto nel nostro servizio. Arriva il conto dei militari sui controlli svolti nei giorni scorsi per il contrasto all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno incrementato i controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al fenomeno dello smercio degli stupefacenti. L'incisiva azione di contrasto, che continuerà fino a cessata esigenza, si innesta nel quadro delle iniziative volte ad arginare fatti di natura illecita e di degrado urbano in determinate zone della città. In particolare, l'intensificazione dei pattugliamenti avviati all'inizio del mese di settembre hanno riguardato i centri di Sulmona e Prato La Peligna. I militari dell'arma hanno fatto anche ricorso all'intervento delle unità cinofile del comando Legione Carabinieri di Chieti, concentrando le ispezioni nei pressi delle scuole secondarie e nei maggiori punti di aggregazione giovanile. Nel primo consuntivo, dalle verifiche effettuate, il comando della compagnia di Sulmona traccia i risultati ottenuti: più di 800 i veicoli sottoposti a controllo, oltre 1000 le persone identificate, soprattutto tra le fasce giovanili, 13 gli individui segnalati alla prefettura della provincia di residenza per l'illecito amministrativo di detenzione di stupefacenti destinati all'uso personale, sequestrate svariate dosi di stupefacente per un totale di circa 20 grammi di hashish, quasi 3 grammi di cocaina, cui vanno aggiunti diversi spinelli già confezionati con tabacco e marijuana. Gli accertamenti avviati nel corso delle verifiche svolte non escludono possibili sviluppi, anche di tipo investigativo, riguardo all'intercettazione dei flussi delle sostanze droganti destinate per lo più alla popolazione più giovane. L'obiettivo è quello di arrivare ai potenziali spacciatori. Ora la cronaca si schianta contro il guardrail per evitare l'animale, tragedia sfiorata nella serata di ieri sulla statale 17, due gli incidenti. Vediamo nel nostro servizio. Si schianta con la sua Fiat Punto contro il guardrail per evitare un animale, tragedia sfiorata nella serata di ieri sulla statale 17 nei pressi dell'ex Soprano per un automobilista sulmonese che è uscito illeso dopo l'incidente a senso unico. Per lui fortunatamente non si sono rese necessarie le cure ospedaliere. La vettura è stata completamente distrutta nella parte anteriore a causa dell'urto, con i frammenti della carrozzeria sparsi sul manto stradale. Dalle dichiarazioni rese dal malcapitato, i carabinieri giunti sul posto per rilievi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo l'attraversamento improvviso sulla carreggiata di un animale. Non sarebbe riuscito a frenare fino a ritrovarsi su guardrail. Per prassi sarà svolto l'esame alcolemico. Fauna selvatica, alta velocità, scarsa illuminazione pubblica, al di là del caso di specie, continuano a creare non pochi problemi alla circolazione stradale e alla sicurezza degli automobilisti. In prima serata si sono verificati due incidenti ieri. Dopo le 20, due auto si sono scontrate all'incrocio di via Montegrappa, nei pressi dell'ex caserma Battisti, senza conseguenze per gli occupanti. Un incrocio che risente della scarsa visibilità e segnaletica verticale. Sul posto, per gli accertamenti del caso, è intervenuta la polizia.
Si finge dipendente Enel per raggirare un'anziana a processo, una truffatrice seriale, purtroppo è un fenomeno che dilaga sempre più sul territorio. Sentiamo i particolari nel nostro servizio. Sarebbe finta funzionaria Enel pur di raggirare un'anziana, fine della corsa per la truffatrice seriale, una 32enne residente nel Chietino, che è stata rinviata a giudizio l'altro giorno dal giudice per udienze preliminari del Tribunale di Sulmona, Marta Sarnelli, per il reato di truffa aggravata. I fatti risalgono a 3 anni fa, precisamente al 13 settembre 2019, quando la giovane, al fine di trarne profitto per sé, dopo essersi qualificata come dipendente della società Enel, si sarebbe introdotta all'interno dell'abitazione di un'anziana di 84 anni, residente a Corfinio, richiedendone i documenti d'identità per compilare il contratto e si sarebbe impossessata della somma di 200 euro suddivisa in banconote da 50 euro contenute all'interno del portamonete che la donna aveva con sé per estrarne i documenti. La Procura della Repubblica di Sulmona, che ha chiesto e ottenuto rinvio a giudizio, contesta alla 32enne anche l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, consistita nell'approfittare della temporanea disattenzione della persona offesa, che confidando nella serietà dell'operatrice si sarebbe voltata per sottoscrivere i moduli del contratto. La giovane imputata dovrà quindi presentarsi il prossimo 13 aprile 2023 per la prima udienza del processo davanti al giudice monocratico. La stessa sarebbe resa protagonista di altri episodi in quel periodo. Per questo è stata assicurata la giustizia, una speranza per le persone più fragili, messe a dura prova anche recentemente dalla banda di truffatori, che siano finti funzionari Enel, di banca o altro. La possibile stretta sulla movida, i baristi a Palazzo San Francesco hanno chiesto un summit ma anche un piano per far fronte alla situazione con le forze dell'ordine. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Un summit a Palazzo San Francesco con il sindaco Gianfranco Di Piero, l'intero consiglio comunale e il vicequestore aggiunto del commissariato PS di Sulmona per discutere della sicurezza del sabato sera in centro storico, l'hanno chiesto proprio i commercianti. All'indomani del tavolo istituzionale di Palazzo San Francesco, dal quale è venuta fuori una possibile stretta sulla movida. Italian Bar, Bar Centrale, Vodka, Bollicine, Caffè Ovidio e Sulmona Sicurezza hanno quindi protocollato una richiesta di incontro per essere coinvolti nella concertazione e soprattutto perché misure vanno vagliate per il popolo della notte e non per gli operatori commerciali che peraltro stanno per essere gravati anche dagli effetti del caro bollette e del caro energia. Proprio una settimana fa una brutale aggressione avvenne sotto i portici della Trinità con 2 ragazzi mandati in ospedale. Per uno di questi si è reso necessario il ricorso a un intervento chirurgico. Può essere giusta, mi trova d'accordo insomma con quelle che sono le ultime voci che abbiamo sentito, sicuramente insomma, quindi lo trovo giusto questo. Ovviamente deve essere un controllo, quello che è proprio alla movida, chiamiamola così, alla movida. Magari l'augurio è che non sia appunto come è successo magari in passato, ai locali e a chi collabora con i locali, a chi insomma lavora la notte, perché comunque, ripeto, in passato è accaduto e si fa tanto. Dopo questi 2 anni insomma di fermo abbiamo visto che i locali hanno bisogno di lavorare, insomma giusto mantenere tutto in ordine ma è anche giusto lasciar lavorare insomma anche le attività. Noi non ci possiamo assolutamente sostituire alle forze dell'ordine, ma nella maniera più assoluta. Noi per quello che riguarda i locali, le attività che si rivolgono a noi, ecco, in questi ultimi anni anche più con un controllo alla porta, agli ingressi per far sì che sia tutto un po' contingentato, la mano la daremo sempre, come abbiamo fatto sempre per Sulmona insomma e per i locali praticamente. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia.
Appello alla beneficenza della Caritas di Sulmona Valva per i giovani ucraini al fronte. La richiesta di aiuto è venuta da una parrocchia della Chiesa Ortodossa Ucraina. Con l'avvicinarsi della stagione invernale sono richiesti sacco a pelo, torce, guanti di lana, impermeabili in buono stato, nuovi, saponette, lamette da barba, schiuma da barba, scatolame a lunga conservazione come tonno, legumi, carne in scatola. Scatta la seconda fase della solidarietà dalla Valle Peligna che non si è mai tirata indietro. Di fronte allo scenario di guerra, i prodotti vengono raccolti nella sede della Caritas diocesana in via Porta Romana lunedì mattina dalle 9.30 alle 13, il pomeriggio dalle 15 alle 18, martedì dalle 9.30 alle 13, mercoledì dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Mercoledì sarà l'ultimo giorno disponibile per la raccolta. Ora lo sport nei parchi con una nuova apertura a Torricella Sicura, ce ne parla nel servizio Marco Malvestuto. Sport nei parchi torna in Abruzzo per una nuova apertura a Torricella Sicura. Dopo Sante Marie, Torino di Sangro e Rapino è la volta del Teramano. Sarà la leggenda Andrea Minguzzi, oro a Pechino 2008 nella lotta greco-romana, a condurre la cerimonia di apertura dell'area attrezzata che farà crescere la palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. Al progetto, condiviso con ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha aderito il Comune di Torricella Sicura come attore e beneficiario per la promozione del benessere attraverso il movimento nei giardini pubblici, parchi e aree urbane. Un regalo alla cittadinanza per permettere di praticare sport in natura, gratuito e senza età. Con la legge Settimio Massotti, testimonial territoriale e icona della pallamano italiana. Il presidente AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli, sottolinea lo spirito dell'idea. La società è sempre attenta ai territori perché vuole favorire il diritto allo sport di tutti. Sport nei parchi aggiungerà valore all'idea che lo sport è e deve essere accessibile ad ogni area del paese. Dal 27 settembre 2022 gli impianti sportivi Torricella Sicura alle porte del Parco Gran Sasso Monti della Laga nel Teramano saranno parte integrante della community digitalizzata di sport nei parchi che fonde la tecnologia al verde degli spazi aperti per favorire l'equilibrio umano e con le macchine dotate di QR code si potrà accedere ai tutorial dal proprio smartphone per esercitarsi in gruppo o da soli. Alle 18 Minguzzi darà il via alla cerimonia d'apertura che sarà benedetta dal Vescovo della Diocesi di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Interverranno il Sindaco Daniele Palumbi, che farà gli onori di casa, Domenico Scognamiglio, Segretario Sport e Salute Abruzzo, Massimo Luciani, Direttore ANCI Abruzzo, Danilo Rapagnani, Presidente ASD Torricella Calcio, che si prenderà cura dell'area attrezzata. A seguire Minguzzi e Massotti daranno dimostrazione del QR code e dei tutorial abbinati mettendoli in pratica con tutti i partecipanti. Inoltre si risponderà a Be Active a sostegno dell'attività fisica a livello europeo. La settimana europea dello sport, 23 settembre-14 ottobre 2022, coinvolgerà tutte le nuove aperture della palestra a cielo aperto di Sport e Salute nella campagna a favore dei sani stili di vita e del senso unico di comunità per costruire resilienza e contribuire alla felicità e al benessere della persona praticando sport all'aperto. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per restare aggiornati su tutte le notizie. Davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Digi che come di consueto torna lunedì. A tutti buon fine settimana e buona domenica.